sia dall'altro.
proprio a utilizzate in maniera veramente eccessiva in determinate situazioni, ok? E questo secondo me non va bene. Comunque, invece per quanto riguarda il femminismo, purtroppo c'è stato un mutamento in determinate occasioni per il quale ha portato il femminismo a diventare un estremismo, una controparte del maschilismo, l'altra faccia della medaglia del maschilismo. Soprattutto negli Stati Uniti sono nati questi movimenti di femministe che, ok, combattono per i pari diritti, ma in realtà non è così, perché combattono per una come dire, per una prevaricazione sul genere maschile, e vanno a insinuare una sorta di astio verso il genere maschile, e questo è veramente qualcosa con cui non potrò essere mai d'accordo. Il femminismo è nato per una lotta per pari diritto, e io sono assolutamente d'accordo che ci debba essere un pari diritto tra genere femminile e genere maschile, però questi movimenti hanno proprio estremizzato la cosa, e quando si estremizza un qualcosa, secondo me, si va sempre nella direzione sbagliata. Per farvi un esempio, sempre in America c'era un locale, ne avrete anche sentito parlare, che mi pare che comunque dopo ha chiuso, gestito da delle ragazze che praticamente mi pare che non è che non facessero entrare gli uomini, però se un uomo voleva entrare doveva pagare una tassa per poter entrare. Cioè, secondo me queste cose sono veramente fuori da ogni logica, fuori dal mondo, una roba, questa è discriminazione, ok? E adesso andrò, diciamo, a parlarne un po' di qualcosa che esula leggermente dal femminismo, che però si collega adesso, appunto per quanto riguarda il politically correct, questa ricerca, questa caccia alle streghe per cercare a tutti i costi un qualche tipo di discriminazione anche dove non c'è. Per esempio, molte persone, ci sono nate molte polemiche ultimamente per questi discorsi, per i quali, non so, uno dice: a te non piace una persona alta, a te non piace una persona in carne, allora sei grassofobico, allora sei altofobico, per dire, nel senso, allora mettiamo le cose in chiaro: se io persona non vado a prendere in giro, non vado ad insultare una persona alta, non vado a prendere in giro, non vado ad insultare una persona in carne o una persona magra, non creo nessun tipo di discriminazione. Però onestamente, un mio gusto personale, nel senso, a me magari piacciono le ragazze, non so, basse, non so, ho una predisposizione a farmi piacere le ragazze un po' più basse, ok? E magari non mi piacciono invece tanto le ragazze alte. Non è che se io non voglio stare insieme, cioè non mi interessa una persona alta e quindi magari non mi ci metto insieme, allora sono altofobico, allora creo una sorta di discriminazione verso quel determinato tipo, quella determinata tipologia di persona che ha quel determinato tipo, quella determinata tipologia di fisicità. Semplicemente è un mio gusto personale.
così. Addirittura, ho sentito discorsi che dicevano che se tu non sei disposto a stare insieme a una persona che ha cambiato sesso e che adesso è del sesso opposto al tuo, ma prima era del tuo stesso sesso, allora tu discrimini quella persona e sei transfobico. Cioè, allora, secondo me, una cosa del genere non è discriminazione. Discriminazione, secondo me, è se vai appunto a insultare, a ridicolizzare o comunque a privare di determinati diritti una persona, ma se io non sono attratto da una persona alta, da una persona magra, eccetera, non puoi dire che io discrimino quella persona, ok?
così male, ma il bene e il male, cioè, sono delle sfumature, ma queste cose, no, sono cose secondo me assolutamente base. Poi ovviamente ci sono discorsi più complicati, che ci vuole un minimo di ragionamento, però altre cose, soprattutto queste di cui vi sto parlando adesso, secondo me sono cose che non capire, secondo me sono sconvolgenti, magari sbaglio io, magari sono io che credo di aver capito tutta la vita, invece sono un idiota, perché alla fine ognuno giustamente pensa di aver ragione, però magari sta sparando delle boiate assurde, però secondo me queste cose sono robe base, nel senso un estremismo è comunque sbagliato, che sia da una parte o che sia dall'altra. Vi faccio un altro esempio, secondo me. Si dice, sì, tu sei stato influenzato dalla società, no? Da un costrutto sociale che ti ha imposto una determinata cosa. E per questo motivo si parla molto spesso anche dei giochi, no? Quando si dice, non so, che i ragazzi giocano solo con giochi da ragazzi, i ragazzi giocano solo con giochi da ragazze. Allora, secondo me, qua stiamo un po' esagerando da un certo punto di vista. Io quando ero piccolo non sono mai stato costretto a giocare o con una cosa o con l'altra, sono sempre stato, diciamo, libero di scegliere con cosa giocare, ok? Poi uno dirà, eh sì, ma anche se pensi di essere stato libero, in realtà la società con le pubblicità, con questo, con quell'altro, ti hanno in qualche a giocare con determinate cose, ma allora qua stiamo arrivando a discorsi complottisti, nel senso, allora nessuno è libero di fare niente. Nel momento in cui io faccio una cosa che non va a dare carità a qualcun altro, non vedo il problema. Io non è che perché se ho giocato con le macchinine invece che con le Barbie, non ho rispetto per la donna, non ho rispetto per la ragazza, non ho rispetto per una persona eterosessuale, non ho rispetto per una persona omosessuale perché io sono etero. E c'era una mentalità, adesso non so, adesso non ho idea, però in quel periodo avevo
girarci intorno, perché per esempio due persone, maschio e femmina, con la stessa salute, ok, a pari allenamento fisico, è quasi ovvio che il genere femminile sarà sempre fisicamente meno potente di un fisico maschile con la stessa, a livello uguale, ok? Come in determinati ambiti, a livello caratteriale, la ragazza è sempre predisposta a determinati comportamenti, predisposta, e adesso non venite a dire che anche questo è un'influenza del costrutto sociale, che la società ha portato a questa mentalità, a questa predisposizione della mentalità femminile maschile, perché allora siamo in Truman Show, che sicuramente per certe cose quel film ci ha azzeccato benissimo, però allora è tutta una finzione, allora siamo tutti, come dice Pirandello, abbiamo tutti una maschera, non possiamo capire la nostra identità. Siccome certe cose biologicamente, a livello proprio biologico, è così, nel senso, ma è giusto, cioè non è una, non è un qualcosa che limita, che ci limita, non è che se la ragazza magari è più predisposta ad essere magari a farsi piacere determinate cose rispetto a un ragazzo, allora per forza da quello deve nascere una discriminazione, perché quello non c'entra niente. Io, anche se ho gusti diversi da un'altra persona, non è che discrimino, non è che discrimino l'altra persona solo perché ha gusti diversi dai miei, ok? Quello è un altro discorso. Non è che dobbiamo essere tutti omologati, cioè questo voglio far capire, non è che l'omologazione è la risposta alla fine della discriminazione. Ognuno ha i propri gusti, ognuno fa le proprie scelte, ognuno gioca i giochi che vuole, ognuno ha i gusti che ha. A me piace la ragazza più alta, io preferisco la ragazza più magra, non so, a me piace, a lei piace il ragazzo con i muscoli, a lei piace il ragazzo un po' più magro, ma non è che solo perché ci sono questi gusti che differenziano le persone, allora quella persona che, a cui piacciono i ragazzi con i muscoli, si è spenta la luce intanto, fa niente, andrà dopo. E per forza andrà ad insultare il ragazzo magro, perché là si tratta di un discorso di educazione, un discorso di empatia, un discorso di umanità che è sulla, dai gusti personali, ok? Spero di non essere stato troppo prolisso, però è un argomento secondo me molto interessante, io andrei avanti a parlare all'infinito perché ci sono tantissimi, tantissime cose di cui parlare, tantissimi discorsi da approfondire, perché è un discorso per certi versi complesso nella sua semplicità, perché si hanno tante idee diverse, ognuno ribatte in maniera diversa, quindi si potrebbe andare avanti, creare un podcast in merito. Quindi alla fine dei conti, cosa volevo dire? Che riguardo al femminismo, è giusto combattere per un pari diritto, però l'uomo e la donna devono comunque essere uniti nel rispetto reciproco. L'importante è sempre che ci sia un rispetto, e non un tentare di prevaricare l'altro per una rivincita, ok? Sicuramente la donna è stata messa in disparte per un gran periodo storico, però adesso non è che deve accadere il contrario per far sì che ci sia una rivincita, deve esserci un rispetto ugualmente reciproco, che sia dell'uomo alla donna e della donna all'uomo, e non che la donna debba prendere i tratti che il maschio ha avuto con la donna. Quindi non ci deve essere una discriminazione, al contrario, come non è giusto che ci sia una discriminazione dell'uomo verso la donna. Quindi la mia idea è che gli estremi sono sempre sbagliati, che un estremismo è sempre
qualcosa che non porta a nulla di buono, che sia femminismo, che sia maschilismo, ok? Ci sono, nella vita ci sono le sfumature, bisogna capire cosa è giusto, cosa è sbagliato, abbiamo una mente per ragionare, per capire quando si esagera, come ho detto prima, e quindi siamo benissimo in grado di poter determinare cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. Mi dispiace se magari non ho fatto tanti trigger, io sono veramente curioso di sapere cosa ne pensate a riguardo. Ripeto un'altra volta, mi raccomando, esprimete le vostre idee anche in maniera viva, in maniera entusiasta, ma sempre nel rispetto degli altri. Non voglio vedere gente che insulta, gente che ridicolizza un'idea, mi raccomando, perché se no questo video non è servito a niente. Questo video serviva a esprimere un concetto abbastanza chiaro, quindi cercate di lottare per le vostre idee in maniera umana, in maniera non aggressiva, va bene? Per cortesia, vi ringrazio. Io vi auguro un buon proseguimento, un buon relax.